Sono a Venezia per la mostra del cinema e il Festival di Venezia, la mostra del cinema di Venezia è uno di quei indicatori che sta finendo l'estate e sta iniziando l'autunno, ma in realtà più che l'autunno sta iniziando la nuova stagione cinematografica, i nuovi film stanno arrivando e quindi, come dire, se magari c'è un animo più bambino che dalla fine dell'estate ha una delusione perché ricomincia i lavori, i problemi quotidiani, bla bla bla. Invece l'animo di chi ama i film, l'animo cinefilo è molto contento quando finisce l'estate e quando arriva la mostra del cinema di Venezia. Ma siccome io non vi parlerò della mostra del cinema di Venezia, anzi voglio parlarvi della fine dell'estate, ecco i film più interessanti che ho visto in questa stagione estiva. Sono Emanuele Rauco, vi dico ciao. E vi do il benvenuto in questo video del mio canale che se non conoscevate, perché è la prima volta che venite qui, iscrivetevi, fatevi un giro nei vecchi video, così potete vedere se davvero questo è il canale di cinema che fa per voi. Se invece già mi conoscete, se siete già miei follower, attivate la campanella così ci sono le notifiche e mettete mi piace sulla fiducia. Scusate un po' di l'aria condizionata, capirete, non mi aiuta con la voce. Allora, i film più interessanti, non necessariamente più belli, ma più interessanti, è stata un'estate che, stando alle cronache, allo stesso tempo è stata, sì, cioè, povera di film che hanno, come dire, travolto il pubblico, però allo stesso tempo, come incassi, è andata meglio di quella dell'anno scorso, che era, almeno fino a quando io ho letto il report, che era la settimana scorsa, che era quella dell'anno scorso, però anche la più ricca estate dei nostri tempi. E allora mi pongo delle domande, cioè, cosa è successo? Perché c'è stato un film che è incassato tantissimo, Inside Out 2, che ancora non ho visto io. Il mio pargo l'ha visto e gli è piaciuto molto, ma io non l'ho visto, e che è incassato molto. E poi c'è stato Deadpool e Wolverine, moltissimo, quasi 50 milioni ha fatto Inside Out 2. Poi Deadpool e Wolverine, molto visto. L'anno scorso si pensava che con Barbie e Oppenheimer ci fosse stata l'esplosione, e invece quest'anno, oltre a questi due film, c'è anche Cattivissimo Me che ha una certa presa. Adesso non so quanto bene sia andato, ma Alien Romulus, di cui vi parlo fra poco, è un film che ha incassato. Insomma, ci sono stati due grossi filmoni, e però gli altri film che hanno incassato poco, però magari sono stati tanti ad attirare un po' di più l'attenzione. Quindi credo che sia stato questo il motivo per cui questa estate poi alla fine sarà ricordata positivamente. Però resta sempre il fatto, cioè, sono proprio pochi i film che incassano. Cioè, ci sono dei picchi altissimi e, come dire, l'humus si direbbe in botanica, cioè il terreno da dove coltivare, quindi il cinema che incassa mediamente, che comunque porta la gente in continuazione in sala, non c'è. C'è poco già durante l'anno, ma non c'è durante l'estate. Detto questo, questa piccola riflessione ci fa pensare che tra questi film sono spuntati dei film, secondo me, molto interessanti. Uno è tuttora un caso, cioè Horizon, che è il nuovo film di Kevin Costner, di cui tra l'altro fra qualche giorno vedremo qui la seconda parte. È diventato un caso, vi metto sotto, non so se ve lo metto anche qui, vi metto sotto un video che ho scritto per ScreenWorld, in cui ne ragiono un po' sulla questione Horizon, questo progetto clamoroso di Kevin Costner, in cui ci mette dentro tutto l'amore per il cinema western. Ed è un progetto in quattro film di circa 3 ore l'uno che racconta, come dire, la saga del west americano con tantissime sfaccettature, un progetto di quelli, i famosi passion project più grandi della vita, bla bla bla, tutta la retorica. E questo primo episodio comincia a costruire questa costruzione episodica anche all'interno dello stesso film, a molti ha fatto storcere il naso perché sembra più televisiva che cinematografica. Però in realtà è più romanzesca che cinematografica, cioè ha il respiro delle grandi saghe
narrative, romanzesche, anche storiche, anche western, e che fino a 30 anni fa, 40 anni fa si provava a portarle al cinema, forse 50, e che invece oggi diamo per scontato vada in televisione. Ecco, Costner cerca di abbattere questa scontatezza. Ci riesce abbastanza. È chiaro che è un film che ha avuto talmente tanti problemi di costruzione, di genesi, di riferimento fondi, lui ce li ha messi di tasca propria, e quindi si vede un certo tipo di difficoltà. Se pensiamo a Balla coi lupi o a Open Range, cioè i suoi due film più belli dal punto di vista registico, per quanto io abbia una passione per L'uomo del giorno dopo, però insomma nell'ambito del western classico sono quei due. È chiaro che qui è molto più frammentario e si sente in qualche modo la difficoltà produttiva, però è riscattata da una passione e da una competenza narrativa, drammaturgica, di quello che sta raccontando e dei e anche delle immagini che fa soprassedere. È vero che non è quel totalizzante capolavoro western che avrebbe potuto e voluto essere, però è anche vero che è un film che riporta sullo schermo un certo tipo di immagini e immaginario, un certo tipo di voglia di comunicare con l'epopea, che appunto era televisivo. Poi possiamo imputargli appunto delle lentezze che però fanno parte di un grande progetto, cioè c'è un grande respiro dietro. E il fatto che questa sia un grande setup, con alcuni momenti di cinema bellissimo, c'è la sequenza in cui la ragazzina cuce i... Tanto devo vedere l'orario ogni tanto, perché poi me ne devo andare alla mostra. No, dicevo, la sequenza in cui cuce dei fiori di carta, di stoffa per i soldati in partenza, è una sequenza meravigliosa, degna nello spirito di John Ford. Non so se nella pratica, non mi permetto. Però nello spirito è degna di John Ford. E ha dentro appunto questa passione per i personaggi che costituiscono l'epopea, e cercare di riportarla attraverso una grande produzione cinematografica. Secondo me è un film importante, e vabbè, ci può stare. Però uno dice sì, l'importanza, vabbè, ma se poi questo film non è bello, anche perché poi il film è stato un po', in parte dal pubblico cinematografico è stato rifiutato, ma è stato molto accettato e amato dal pubblico televisivo, che l'ha visto sulla piattaforma, dove ha avuto un riscatto, che ha portato poi a una parte seconda che sarà a Venezia, fuori concorso, e quindi poi a un'ipotetica uscita nelle sale che sembrava scongiurata, e spero che questo gli porti i soldi per fare terza e quarta parte. Però detto questo, c'è dentro una voglia di cinema, cioè oltre i difetti, c'è una voglia e una capacità di cinema, una forza di passione filmica e anche... meno di quanto volessimo forse, ma anche di, come dire, di resa visiva sul grande schermo, che soprattutto se siete amanti di un certo tipo di cinema, non solo western, ma proprio come tipo di approccio al cinema, ecco, secondo me questo è un film che deve essere visto, difeso, amato e proposto. Ecco, l'altro film di cui voglio parlare è Trap, che è il film nuovo di Shyamalan, di M. Night Shyamalan, che è un horror. Ho fatto un breve video, uno short. È un thriller che, come saprete, racconta di un papà che porta la figlia al concerto. Questo concerto però è particolarmente blindato, è particolarmente pieno di poliziotti. Perché? Perché questo concerto è una trappola per catturare un serial killer che sta vedendo il concerto. E il serial killer è il protagonista, interpretato da Josh Hartnett, molto bravo. Quindi è una trappola, quindi tutto un thriller di gatto col topo, che, come dire, ovviamente guarda Hitchcock, però soprattutto guarda De Palma. Il setting è un po' Omicidio in diretta, se ve lo ricordate, il grande film di De Palma di fine anni 90, con Nicolas Cage. C'è un po' questa, come dire, voglia di muoversi in spazi chiusi, cioè di rendere molto ampi, molto, come dire, pronti all'accoglienza del movimento della macchina di presa, degli spazi chiusi, tanto nello stadio quanto poi in una seconda parte, quando
c'è un, ecco, in questo caso il plot twist, chiamiamolo così, arriva a metà film e cambia, e diventano due tipi di thriller differenti. Secondo me il motivo per cui a me questo film è piaciuto molto, molti hanno, come dire, dei semplicismi, delle faciloneria di scrittura, delle cose a cui non ci si può credere. Allora, detto che a me della verosimiglianza non frega niente, è che io ho una, probabilmente è una questione personale, un'altissima sospensione dell'incredulità, cioè non sono quelle cose di cui mi frega. E quando guardo un film, cioè nel senso, se non sono degli errori, cioè degli sbagli, ma sono dei modi per semplificare la scrittura o per portare il regista a fare un buon cinema, a me va benissimo. Ecco, secondo me questo è il caso. Anche perché dentro, cioè al di là del discorso teorico che si fa sempre con Shyamalan sul vedere, sulle immagini, in questo caso poi c'è il rapporto con l'immagine della diva, l'immagine dei social, cioè l'immagine che la diva dà di se stessa e le immagini che noi spettatori vogliamo catturare del divo, in questo caso del divo del pop. Ma e quindi poi anche riportarlo alla realtà, cioè l'immagine che noi diamo di noi stessi, eccetera, eccetera. Ma detto questo, a me quello che, a proposito di immagini, la cosa che mi fa, mi piace molto di questo film è il fatto che porta, secondo me, al punto di elaborazione completa e di riuscita più completa, una delle chiavi, dei temi centrali di Shyamalan, che è quello del rapporto tra il mondo che vediamo. Non tanto il mondo com'è, che è una cosa che a Shyamalan interessa poco, per quanto appunto cioè la ricerca della verità, in quanto lui è molto cristiano, è per lui importante, ma non è una ricerca di una verità tangibile, è una verità di un altro tipo. Quindi il mondo che vediamo, quindi il mondo esteriore, per come lo vediamo, e come questo combacia con il mondo che ci siamo costruiti dentro. Cioè, l'immagine che ci siamo costruiti del mondo, di ciò che siamo e di ciò che facciamo, quanto combacia con il mondo che abbiamo dentro. E in questo senso il film porta a sovrapposizione, ma anche appunto a scontro, questi due mondi all'interno del protagonista, tutto visto dentro il protagonista. E c'è secondo me una frase che è chiave in questo. Spero di non fare troppo spoiler se non l'avete visto. Quando, insomma, nel momento in cui si sta organizzando la fuga per non essere scoperto e sta a casa sua, a un certo punto lui crede di aver chiuso la famiglia dentro casa prima di fuggire e poi si ritrova fuori e dice una frase come: "Ah, non pensavo fosse fatta in questo modo la casa." Una frase del genere, cioè il concetto era: non avevo colto che il mondo esteriore, cioè la casa, fosse fatta in una maniera diversa da come avevo in testa io. E questa è secondo me, la frase chiave, una frase piccola, ma secondo me è la frase chiave perché racconta tutto il rapporto che Shyamalan ha con la scrittura del suo film e con la scrittura dei personaggi, e quindi poi con la gestione della tensione, che secondo me, soprattutto nella prima parte, è eccellente. Poi nella seconda parte è vero che il dover, come dire, arrivare a una conclusione a volte un po' inceppa il meccanismo, ma è bravo, secondo me, Shyamalan a rilanciarsi di continuo. E anche il finale, evidentemente sopra le righe, il sottofinale, diciamo, evidentemente sopra le righe, evidentemente eccessivo, però secondo me ha un suo senso, una sua forza, proprio per quello che è la voglia di fare cinema di Shyamalan. Chiudo con Alien Romulus, ve l'avevo detto, che dei tre film è quello che mi piace di meno, pur essendo un film discreto, cioè un film assolutamente dignitoso. Qual è il problema di Alien Romulus? Il regista è Fede Alvarez, che cioè, comunque, è un abile tecnico, un abile mestierante, ma soprattutto è uno bravo, bravo, non lo so, però si è specializzato in prendere dei franchise che non aveva, dei franchise, delle serie che non avevano più un vero e proprio appeal, non è il caso di Alien, parlo degli altri, comunque che stavano un po' nel passato e che dovevano capire che vita dovessero prendere e provare a ridargliela. Lo ha fatto con La Casa, abbastanza bene, lo ha fatto meno bene con Millennium, e lo fa con Alien, che di queste è la saga veramente ovviamente più forte, più importante, che ha creato più immaginario e anche più emuli.
Però comunque una saga che aveva bisogno di una strada nuova dopo Covenant e Prometheus che avevano lasciato perplessi gli spettatori e anche i produttori, secondo me. E quindi cosa fa? Va sul sicurissimo, cioè fa quello che fanno i film normalmente oggi, cioè film di un certo tipo, i film di alto budget pensati per l'industria, cioè restaurano, e qui cito Gianluca Arnone, che è un mio collega, e che non so se lo ha scritto, ma lo ha detto in una conversazione che abbiamo avuto pubblicamente su Facebook, cioè non è un film derivativo, non è un film citazionista, ma un film che restaura, cioè restaura l'immaginario, l'approccio e tutto quanto dei primi due Alien. Si incastra temporalmente tra il primo e il secondo, e il film sostanzialmente è ambientato sulla Nostromo, cioè dove era ambientato il primo, e racconta di un gruppo di ragazzini, e in questo c'è l'occhio furbissimo di Fox, che adesso è in mano Disney e che quindi deve catturare un pubblico. Non è disneyizzato il film, però avere dei ragazzi, cioè post-adolescenti, giovani adulti, aiuta in questo senso a coinvolgere un altro pubblico, quindi non solo chi ha apprezzato la serie e gli nostalgici, nostalgici che vengono ben trattati, visto che appunto il film è primo, cioè quella roba lì, del primo e secondo, e c'ha cose del primo e cose del secondo, ci arrivo, e che devono scappano da una miniera dove non si può vivere perché è un posto orripilante, e trovano un modo con una scusa di lavoro per andare su questa astronave e partirsene, andarsene via verso una colonia dove invece c'è una vita migliore, c'è il sole, eccetera, eccetera. Ovviamente, però, questo posto è la Nostromo e capirete che non è proprio un bel posto su cui viaggiare. E il film ha una prima parte che cerca di ricostruire tutte le atmosfere, anche appunto esteticamente, scenograficamente, con l'utilizzo del personaggio del sintetico di Ian Holm attraverso il computer, la computer grafica che ritorna. Atmosfera del primo Alien, quello del 79 di Ridley Scott, e poi una seconda parte battagliera, guerresca, violenta e piena d'azione, che è l'Alien di Cameron, l'Aliens di Cameron dell'86. E quindi cerca di fare queste due cose. Le fa bene, cioè, nel senso, come dire, dal punto di vista della tecnica, della regia, del ritmo, di quello che dà allo spettatore, c'è tutto. Anche un paio di momenti proprio concepiti visivamente molto bene, cioè per esempio tutta una galleria anche scenograficamente di grande pregio, cioè non solo ben fatti ma proprio ben pensati, che hanno una forza. Quello che a me lascia veramente perplesso è il senso della restaurazione, un senso che capisco e che è efficace produttivamente col pubblico e tutto, però citando i CCCP, anzi i CSI in questo caso comodo, ma come dire poca soddisfazione, cioè se il senso della saga, uno dei possibili sensi dal punto di vista produttivo e cinematografico della saga era quello, che ogni film fosse diverso, non, cioè che fosse un film che avesse uno stile diverso, un tono diverso, un tema, un approccio, un immaginario estetico e drammaturgico diverso. Cioè che fossero tanti prototipi che poi diventano una serie e una saga, questo va a riscavare all'indietro e toglie specificità. È un, come dire, e ovviamente non vuole, non può forse, non deve inventarsi niente, deve giocare sul sicuro, lo fa bene, va bene, ok, però mi pare veramente un gioco al ribasso. Posto che, appunto, di forti idee, di forti momenti cinematografici ce ne sono pochi, ed è appunto un prodotto di consumo ben fatto. È migliore anche di alcuni film della serie, che però avevano una loro identità, una loro idea, una loro voglia di costruire un mondo intorno a loro, un mondo estetico, di comunicarlo allo spettatore. Questo ha voglia semplicemente che lo spettatore si veda il film e che magari se ne fanno uno fra 2 o 3 anni, se ne vada a vedere un altro, che allo stesso tempo ricorderà il 2, poi ricorderà il 3, poi ricorderà il 4. C'hanno dei nomi tecnici, new, quel prequel, fraquel, quelle robe lì che a me non interessano i nomi, però per farvi capire c'è proprio una tendenza, cioè vado avanti ma torno indietro e vado avanti in realtà non c'è. Cioè, vado avanti nella storia con la scrittura, ma nelle immagini torno indietro, nel rapporto che ho col cinema torno indietro.
A me sta cosa non interessa e non appassiona, però so che è piaciuta abbastanza e quindi il pubblico ha sempre ragione. Da dopo Venezia, intanto se vi interessa, sulle piattaforme d'ascolto, tornato CinemaScope, CinemaScope speciale Venezia, un viaggio nei film di Venezia classici e in generale nei film restaurati della Mostra del Cinema di Venezia. Dopo la mostra tornerò con i video normali, però se siete a Roma il 12 di settembre io sarò a Villa Lais a fare una conferenza su Spielberg e il musical. C'è un festival che parla di musica, di libri, eccetera, di libri e musica. Allora, io parlerò del rapporto di Spielberg con la musica e soprattutto con il musical alle 18 il 12 di settembre a Villa Lais a Roma. Se vi va, supportate il mio lavoro. Sotto trovate tutti i modi per farlo, comprando i miei libri, abbonandovi al canale oppure donando un caffè con Buy Me a Coffee. Per il resto vi abbraccio forte e adesso spero che si spenga questo coso. Ci vorrà forse un po', ma lo farà.